Pedalando, pedalando, la Nazionale Azzurra di ciclismo guadagna le colline di Langa, recentemente proclamate patrimonio dell'umanità UNESCO, che per 4 giorni consecutivi saranno palestra di allenamento per la squadra azzurra in preparazione del Mondiale di Ponferrada in Spagna. Alle 17.30 di lunedì 22 settembre 2014, conferenza stampa al Museo del Vino di Barolo, in compagnia niente meno che di Vincenzo Nibali, campione mondiale di ciclismo, affiancato dal commissario tecnico Davide Cassani. Tra i presenti all'incontro, Giovanni Ferraris, assessore allo sport di Regione Piemonte, Bruna Sibille, sindaco di Bra, Luigi Barbero e Mauro Carbone, rispettivamente presidente, e direttore ATL Langhe Roero, Ferruccio Dardanello, presidente Camera di Commercio di Cuneo, insieme al quale, prima di passare la parola al grande campione, ascoltiamo un breve commento introduttivo. Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, in attesa dei corridori della Nazionale di ciclismo, un bel evento sia per il paese di Barolo che per questo territorio in generale. Lei pensa che potranno esserci delle buone ricadute per quanto riguarda l'economia in questo momento così difficile? L'economia ha bisogno, come sempre, di avere degli uomini che lavorano, dell'idea da mettere in campo e un marketing promozionale dei territori che serve a dare valore a tutte le cose straordinarie che si fanno. Qui siamo in un territorio dove le eccellenze non mancano, quindi l'augurio che noi diamo oggi al numero uno al mondo di ciclismo, che è Vincenzo Nibali, è quello di trovare la gamba, in termine ciclistico si dice così, che sa per regalare al ciclismo italiano anche qualche grande nuovo exploit, una vittoria magari. Quella vittoria che con fatica ma sempre con determinazione comunque il nostro territorio si sta guadagnando nel mondo. Tutti sanno che sei un grande ammiratore di Pantani, però conosci anche Gimondi, che pare abbia avuto un'importanza notevole nella tua formazione agonistica. Perché? Ma per quanto riguarda sicuramente Gimondi, è l'uomo che più forse mi assomiglia alle mie caratteristiche, anche se abbiamo corso proprio in epoche completamente differenti. Il nostro è molto tecnologico, invece quello di Gimondi era fatto proprio di grandi sfide. Però posso dire che è più o meno quasi stato per me un passaggio di consegne di questi anni, e è stato veramente piacevole averlo sentito in diverse occasioni, e per me è stato un grande onore. Hai già assaggiato il Barolo? No, in quest'ultimo tempo no, durante il periodo delle gare è un po' come essere al lavoro, quindi non ci si concede proprio un bicchiere di vino, però magari quando la stagione finisce, perché no? Magari la prossima vittoria. Speriamo che sia quella più bella, magari con un bell'arcobaleno.